Salve a tutti cari amici, al vostro Supercorrist Gamer, Gran Premio del Giappone, Motegi, gara bagnata, ma le qualifiche sono state tutte asciutte, quindi siamo riusciti a fare veramente una buona prova, quinto posto su una pista che non mi fa impazzire, però devo dire che è andata molto bene la nostra moto, in gara ci possiamo provare anche se piove, quindi sarà tutto molto più complicato. Vi ringrazio innanzitutto per la live di ieri sera su Twitch, siamo stati tanti e tutti molto attivi, è stata bellissima e durata tanto, chi se la vuole andare a rivedere la può recuperare sul mio canale Twitch Supercorrist Gamer. E vi ringrazio anche perché il video di questa mattina dove parlo del motivo per cui io non comprerei PS5, Xbox Series X all'uscita sta andando molto bene e ho ricevuto molti complimenti, quindi chi non l'ha visto se lo andasse a recuperare. Ragazzi, oggi come novità innanzitutto controllo consumi. Vabbè, qua praticamente c'è tutto già prestabilito perché piove. Vi faccio vedere per la prima volta i miei setup che attingo direttamente da YouTube e dai vari siti professionistici. Guardate qua l'assetto, questo è da asciutto, non so se andrà bene pure sull'acqua, ma questo è. Allora ragazzi, vi faccio vedere, ecco qui le sospensioni, lo sterzo, rapportatura del cambio, così chi vuole correre come me avrà la possibilità di vedere questi settaggi, i freni e l'ECU. Allora ragazzi, detto questo, il solito consiglio di seguirmi sui miei social, sul canale Telegram, su TikTok, Instagram, Facebook, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, lasciate un like. Partiamo ragazzi con questo GP di Motegi. Si parte, Franz. Di solito sull'acqua siamo molto forti. Speriamo di riuscire a fare una bella gara anche oggi. Il problema è capire subito i punti di riferimento delle frenate, perché non abbiamo mai girato con l'acqua durante le prove. Quindi è chiaro che non è facile. Non è facile, raga. Dobbiamo subito capire dove si frena in curva per poter dare il meglio. Tre Ducati affiancate, ragazzi. Dove mi sa che l'ha capito anche Miller. Il punto di frenata qual è? Raga, è tosta. È tosta, raga, non ci vogliamo stendere. Taglia anche un po' il cordolo. Proviamo a mettere il traction control a 4, raga. Che è davvero difficile poter guidare così oggi. Mettiamo anche un 2 come mappatura. Qua raga non si capisce dove frenare. Infatti vedete, frenano tutti un po' prima. Devo dire che è proprio un brutto momento per fare una riunione di famiglia tra ducatisti. No, Dovi! Cazzo, cade Dovi! Rischia di tranciarci! E questo per la classifica, però per noi è un grande risultato, perché Dovi è dietro di noi. Se riusciamo ad arrivare prenderemo tanti punti. Il problema adesso è finire la gara, raga, in queste condizioni di pioggia assurda. Siamo quinti! Fatemi vedere qualcosa, fatemi capire dove mi trovo, dove devo frenare. Non si capisce una cippa. Raga, tostissima. Raga, tosta. Dai, adesso qua in salita, raga, stiamo con le mani e con le unghie agganciati al trenino dei migliori, ma è tosta.
Se vuoi prenderti il secondo posto buttandoci a terra, diccelo. Questi vanno veloce. Oh, cade anche Miller, raga. Le due Ducati che eravamo in lotta. Minchia, Crutchlow molto vicino. Speriamo di non cadere pure noi. Mappatura a due, raga. Minchia quanto consuma la nostra Ducati. Ah, che siamo vicini a Quartararo. Qui dove è caduto Dovi si imbarca anche Quartararo, ragazzi, assurda. Cade Spargarò, Alex. Raga, tosta. Dai, ragazzi, che non siamo lontani dal podio. Però qua bisogna fare tutto con le dovute precauzioni. Raga, è tosta. Dietro abbiamo... Siamo tutti molto compatti, ragazzi. Però nessuno riesce a attaccare quello che ha davanti, raga. Posizioni molto ravvicinate, ma tutti molto ingarbugliati qua. Però ci avviciniamo a Fabietto Quartararo. Staccata di super. Ragazzi, siamo avvicinati. Abbiamo iniziato a capire qualcosa con la pista. Ci proviamo qua giù in fondo, raga. Siamo troppo vicini per non provarci. Speriamo di... Ci prova Quartararo a resistere, ma siamo più forti noi. Scateniamo l'inferno col nostro Desmo Engine. Miller praticamente si è rialzato e è ricaduto. Bravo. Bravo Giacchino. Dai, ragazzi, che davanti ci abbiamo le due Yamaha Monster ufficiali. Mentre vediamo che forse Marquez ha salutato la compagnia, anche se non è lontanissimo, raga, però noi che sull'acqua veramente siamo fortissimi. Non dobbiamo sbagliare qua, raga. Si muove la moto. Ci prova Fabietto Quartararo. Ma gli facciamo leggere la targa. Che ci mettiamo dietro Vignales e Rossi. Il podio a portata di mano, raga. L'ennesimo podio di una stagione che ci ha visto partire molto indietro nei pronostici, invece che si sta rivelando piena di grandi successi. Sgasa Super Corris. Pennella anche sull'acqua le curve. Largo qui, però cerca di incrociare bene. Quartararo si stacca. Minchia, un secondo e due. Abbiamo due giri e qualcosa per avvicinarci qua. Staccata epica per tutti e tre. Si rischia di arrivare lunghi, raga.
Oh, Maverick rischia di stendersi, cerchiamo di incrociare. Stati a vedere che il vostro Super Corris non va a riprendere anche le Yamaha ufficiali. Incrociare qua in uscita. Vai Super Corris, si cerca di incrociare. Ma il suo motore Desmo è troppo superiore a quello della Yamaha. Si rimette dentro Vignales. Lo Super Corris promette una traiettoria interna, rischia di prenderlo. Ma la Yamaha ha una guidabilità chiaramente superiore alla nostra Ducati. Rossi cerca di approfittarne, raga. Quartararo dietro è perso. Oh! Oh, super gira, incredibile sorpasso di Super Corris che si butta dentro Vignales e riesce anche a svoltare. Clamoroso Super Corris. All'esterno su Vale. Ma vieni. Ancora una volta siamo nettamente la Ducati migliore in pista. Gli altri si stanno. Oh, si muovono tanto le due Yamaha, ragazzi. Evidenti problemi di gomme per Rossi e Vignales. Proviamo a imbeccare Rossi all'esterno. Guardate come si muove la Yamaha di Rossi. Incrociamolo qua. E passa Super Corris. Porca troia. Arriva un po' sparato qua. Dobbiamo girare, evitare di Rossi che si rimetta dentro. È grande. Adesso ultimo giro, raga. Adesso ultimo giro, raga. Sono vicini qua dietro. Ma Super Corris sa il fatto suo sull'acqua. E vai. Dai che diamo un po' di distacco alle due Yamaha Monster Official Team. Vai ragazzi. Anche perché se andiamo larghi là fuori dal cordolo, ragazzi, prendiamo subito la penalità. Quindi massima accortezza. Super Corris. Raga, qua l'errore si paga. Ed è facile commetterne. Ma che gare che vi sto proponendo in MotoGP. Sto superando me stesso, ragazzi. Peccato, in un altro giro avremmo anche potuto forse prendere Marquez. Ragazzi, stiamo girando veramente bene. Dai ragazzi! Raga, mi sa che qua devo mettere anche la miscela. Ma perché consuma? Non so perché ha iniziato a consumare talmente tanto la nostra Ducati, ragazzi. Che non riusciamo mai a finire le gare. Già ci ha fregato due o tre volte. A me metto in zero, anche se avremo meno potenza. Ma riusciamo sicuramente a finire la gara. Tanto vale un secondo. Se non sbagliamo qua giù in fondo, ragazzi, la portiamo a casa. E vai Super Corris. Si assesta al secondo posto. E con questa gara probabilmente abbiamo dato una mazzata definitiva ai sogni di Dovi di riprendersi il secondo posto nel mondiale. Grande Super Corris. Impenna pure. Grande Super. E vai ragazzi.
secondo posto meritato. Un altro giro e mezzo avremmo preso pure il primo, ma bene così. Grandissimo risultato, raga, grande, 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 grande. Noi andiamo a vedere insieme la classifica finale della gara di oggi. Alla fin fine un secondo e quattro da Marquez. Ragazzi, potevamo anche recuperarlo se ci fossero stati altri giri, ma va benissimo così. Andiamo a vedere nella classifica. Marquez ci manda a 93 punti, ma il vero pazzo noi lo facciamo su Andrea Dovizioso, che potete vedere è praticamente a 56 punti da noi. Mi sembra che manchino tre gare alla fine, qui inizia a essere un distacco veramente importante. Andiamo a vedere anche nei team dove, ragazzi, siamo a ridosso della Ducati e se continuiamo così la sorpassiamo prima di fine campionato. E anche qui praticamente nel costruttore la Ducati è ampiamente seconda, anche grazie ai punti che gli stiamo portando noi ogni gara. Quindi ragazzi, ci vediamo il podio. Ci può essere un pizzico di amarezza per non aver vinto, ma questo secondo posto regala 20 punti per la classifica del campionato e la certezza di essere competitivi anche per le prossime gare. Raga, effettivamente se andiamo a vedere Marquez ha perso tanto alla fine, l'avevamo quasi ripreso, però va benissimo così perché con una moto non ufficiale, ma non una Pramac che diciamo è come quelle ufficiali, una moto del nostro team che è molto inferiore, stiamo facendo risultati eccezionali. Tutto ciò da quando sono riuscito a trovare gli assetti giusti, veramente sto facendo gare mostruose, ragazzi, sono molto soddisfatto. Abbiamo il podio con Marquez sul primo gradino. Per tanto tempo non sarà così nella realtà, ma almeno nel gioco c'è. Supercorri il secondo. Quindi veramente ci siamo divertiti tanto, ragazzi, e sono contento perché MotoGP sta crescendo sul mio canale. Quindi festeggiamo, amici. Domani torna F1 My Team, quindi preparatevi, GP di Singapore, e ci divertiremo insieme. Grazie per la visione, ragazzi.